Buongiorno da Brescia. Non credere a quelli che ti dicono che correggere i difetti di pronuncia è impossibile. Non c'è niente di più falso. It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi, it's a fake. Fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Certo, serve un po' di fatica, ma datti un po' di tempo. Vedrai che i risultati arriveranno e tu ne sarai molto felice. Ma ci sto provando, Ringo. Ci sto provando con grande fatica a diventare il pastore. In questo video vedremo il fonema gli, che ha questa trascrizione fonetica. A proposito, non sono a Brescia, ma Brescia si pronuncia con la E chiusa. E perciò quest'estate vieni veramente in vacanza in provincia di Brescia. Ehi, a che bel face. Il fonema gli è molto più semplice di R, ma spesso i bambini lo imparano un po' più avanti nel tempo. In alcune regioni d'Italia non si impara neanche da adulti. Me coglioni! E me coglioni sì! Prego? No, guardi, non la voglio più. Ma ormai l'ha presa. Per fortuna, aggiustare il difetto di pronuncia di gli è molto più semplice rispetto a sistemare, per esempio, una R moscia. Richiede molto, molto meno tempo e molto, molto meno sforzo. All'inizio un po' di accortezza, ma poi lisci come l'olio. Gli è molto simile a l. Infatti entrambi hanno lo stesso luogo di articolazione e lo stesso modo di articolazione. Il luogo di articolazione è palatale, apicale, mentre invece il modo di articolazione è laterale, sonoro. Se infatti provi a pronunciare una L, ti accorgi che la parte anteriore della lingua è appoggiata al palato e che l'aria esce ai lati della lingua. L. In questo modo. Se sai pronunciare anche gli, allora cosa ci fai qua? Ti accorgi che l'aria esce più o meno dagli stessi punti. Gli. Non perderti nemmeno un video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche, così non ti perderai nemmeno un video e ricordati che parlare meglio ti farà sembrare una persona migliore. Non lo diventerai, ma lo sembrerai. Anche questa volta ti serve uno specchio. Inizia a guardarti e a posizionarti con la faccia come se dovessi pronunciare una L. L. Ora spingi con forza la parte anteriore della lingua contro il palato, continuando ad emettere l. Bravo. Il suono diventerà un po' bagnato, ricorderà cioè l'acqua che scorre. Già fatto. Visto quanto è semplice? Lo abbiamo già detto, articolare è una cosa, coarticolare è un'altra. Ma quando l'hai detto? Ma certo che lo abbiamo detto. Articolare è emettere il singolo fonema, r, gli, l. Coarticolare invece significa metterlo insieme agli altri, come quando si parla normalmente con le altre persone. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Ed è ovviamente più difficile perché occorre spostare in continuazione gli organi che ci permettono di parlare. Quando hai fatto abbastanza esercizio allo specchio, puoi provare a prendere la gli e metterla nelle parole più comuni. Eccone alcune. Aglio, egli, meglio, foglio, figlio, giglio, voglio, miglio, foglia, paglia, soglia, maglia, taglia, teglia, ciglia, sveglia, tiglio, coniglio, quaglia, bagaglio, germoglio, orgoglio, guinzaglio, intruglio, marsiglia, battaglia, bottiglia, famiglia, marsiglia, già detto tra l'altro, medaglia, tovaglia, canaglia, caviglia, appiglio, migliore, ragliare, tagliare, pagliare, tovagliolo, origliare, pungiglione, portafoglio, raccogliere, coglioni. Poi inizi a metterlo esercitandoti da sola o da solo in alcune brevi frasi. Te ne fornisco alcune, ma puoi inventare quelle che vuoi. Vado a Marsiglia. Passami un foglio. Mi dai la bottiglia? Hai voglia di mangiare dell'aglio? Togliti il maglione. Togliti le mutande! Togliti le mutande! Due biglietti per Marsiglia. A Marsiglia ci devo andare perché ce l'ho proprio nel cervello. Andiamo a Marsiglia. La figlia fa un maglione per Guglielmo. Ora sei pronto ad applicarlo nella vita di tutti i giorni.
coglione mi ha tagliato la strada. Vieni qui, pagliaccio, coniglio, canaglia. Dedicaci qualche minuto al giorno, non tanti come alla sistemazione della R che abbiamo visto in questi video e che è decisamente più complicata. Il problema anche qui sta nel convincerti che questa gli la sai fare bene, in modo da non tenerla per te e metterla nel linguaggio comune di tutti i giorni mentre parli con gli altri. Ti segnalo anche questo video dove impari ad applicare i trucchi della dizione e della pronuncia senza che gli altri se ne accorgano troppo. Eccoti alcuni scioglilingua che ti aiuteranno a fare esercizio. Mi raccomando, mettici la gli giusta. Sul tagliere l'aglio taglia. Non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio. Se la tagli, fai uno sbaglio. A 3 miglia da Marsiglia c'è una triglia in vestaglia che si abbaglia. Guglielmo coglie ghiaia dagli scogli. Scaglionandola fai mar 1000 gorgogli. La prossima settimana inizieremo a trattare la S, che tra l'altro può essere pronunciata in maniera sorda, S, oppure sonora, S. Prima però... Aung, grande capo, vuole pranzo. Prego. Ai ai ai, signora Lungari, si dice pranzo con la Z sonora. In effetti ho fatto anche dei video 4-5 sulla Z sorda e sulla Z sonora, eccoli qua. L'errore in questo spot mi è stato suggerito da Luigi, il quale mi ha fatto anche sommessamente notare che la settimana scorsa ho detto alveoli anziché alveoli. Chiedo scusa e grazie Luigi della tua attenzione. Poi si dice eleva e non eleva. E benché anticamente si dicesse esile, oggi è più comune dire esile. Ah, la S è sonora. In realtà esile si usa ma in chimica. Radicale monovalente di formula C6H13 che si ottiene dall'esano per eliminazione di un atomo di idrogeno. Mi pare abbastanza chiaro, no? E se vuoi sapere, oltre alla chimica, come posso aiutarti a migliorare la tua dizione e la tua pronuncia, prenota un breve colloquio via Skype, gratuito. Lo puoi fare scrivendomi su Instagram oppure sul sito. Come al solito ti invito a mettere like, che citazione è, e a controllare gli altri video sul canale. Di R, ma spesso i bambini lo posseggono un po' più avanti. Lo posseggono. Posseggono, posseggono te. Ma che cazzo ne so? Posseggono, ma che cazzo di parole metti?